Baristi non si nasce, si diventa. Anche quest'anno l'Associazione Sportiva Disabili, l'Associazione Genitori e Ragazzi Down, in collaborazione con il caffè Solito Posto e diversi sponsor, ha dato vita ad un corso di formazione ideato per ragazzi con disabilità. Dopo il successo dell'anno scorso, il progetto è stato riproposto anche quest'anno. Lezioni teoriche e poi sul campo per diventare barman a tutti gli effetti per insegnare ai ragazzi un lavoro all'interno di una strategia di inclusione sociale. Come per il 2018, il corso si concluderà con una festa aperta a tutti al caffè Solito Posto, venerdì 24 maggio a partire dalle 19, dove tutti i ragazzi corsisti metteranno in pratica quanto appreso durante questi mesi. Il progetto quest'anno ha incluso un numero maggiore di partecipanti, perché quindi siamo arrivati a 12, dando continuità anche ai ragazzi che l'avevano già fatto l'anno scorso, quindi proprio per diciamo, anche raggiungere obiettivi più complessi, quindi dalla semplice caffetteria fino ai cocktail anche più complessi da realizzare. Quindi ragazzi sono 12 provenienti la maggioranza, quindi 9 dalla bottega della Loggetta, che quindi frequenta la bottega della Loggetta e poi che in parte insieme a noi l'Associazione Sportiva Disabili pubblicizzato e mandato avanti poi il progetto è la GRD che è l'Associazione Genitori Ragazzi Down. Diciamo che questi ragazzi poi orbitano in tutte le realtà di associazionismo di Faenza, infatti sono anche atleti, nostri atleti dell'Associazione Sportiva Disabili. E in più abbiamo altri tre ragazzi che vengono proprio dalla nostra associazione. Niente, loro hanno seguito questo da inizio aprile, hanno fatto 5 lezioni teoriche di 1 ora e mezza ciascuna presso la Mocador, dove quindi provavano un po' a fare i caffè e in più capivano quelle che erano un po' le norme, le regole da seguire anche nel servizio e tutto. E poi dopo a seguire, al termine delle lezioni teoriche, ci sono state proprio stage, quindi lezioni puramente pratiche e direttamente in loco al bar Daiato, al solito posto, e anche lì abbiamo fatto 5 lezioni pratiche da 1 ora e mezza/2. Abbiamo disabilità intellettivo-relazionali, però più o meno gravi, ecco, con livelli di autonomia diversi. Come funzionerà l'aperitivo a cui appunto invitate tutti i faentini? Ovviamente l'ingresso è libero, c'è una scelta tra. Adesso dobbiamo ancora definire esattamente quanti cocktail faremo, però indicativamente, cioè, uno può prendere quello che vuole. Quest'anno ci proponiamo, ecco, di fare qualcosina in più. L'anno scorso ci limitavamo alla caffetteria, agli spritz, adesso i ragazzi hanno imparato a fare anche spremuti americani, quindi abbiamo complicato un po', ecco, ha fatto un po' l'asticella il livello di competenza. Con il supporto, in questo caso al bancone di Jarno, per quanto riguarda invece il servizio e le cose da mangiare, anche il servizio ai tavoli, nostro, ma con una supervisione diciamo da lontano, ecco, che loro comunque iniziano già, essendo già la seconda volta che lo fanno, essere abbastanza autonomi.